Iniziamo oggi il nostro viaggio alla scoperta del mercato della terra e della biodiversità in programma San Giorgio il prossimo 12 e 13 maggio. Iniziamo proprio col comune protagonista, San Giorgio Canavese, e con il sindaco Andrea Zanusso. Signor sindaco, mercato della terra e della biodiversità, un mercato che vuole essere un ritorno alle origini, cosa significa? Ma significa che vogliamo produrre con un atto concreto un nuovo genere di evento, perché non se ne fanno più di fiere che possano portare un effetto 365 giorni l'anno. Questa nostra piccola comunità, per quanto riguarda il mercato, ha una storia antica, ha un valore non solo economico, ma ha un valore sociale e antropologico, come vuole essere la nostra fiera. Quest'anno, alla quarta edizione, con il nome autoctona, vuole essere la volontà di un'intera comunità di investire risorse non solo economiche ma sociali e dell'associazionismo intorno a questo mercato che vogliamo estendere ed espandere, il nostro mercato del martedì, connotarlo appunto sul tema della biodiversità, essere un mercato che mette al centro i produttori locali, le loro produzioni, perché queste possono essere coinvolte maggiormente nelle mense scolastiche, nelle mense delle strutture sanitarie, dei case di riposo, perché sono prodotti buoni, sono prodotti genuini, sono prodotti a chilometri zero, insomma sono prodotti autoctoni. Una sinergia tra enti e realtà che si concretizza. Si sente sempre parlare di fare rete, e invece con questo mercato si concretizza, è tangibile. Sì, devo dire che per questo mio primo mandato di amministratore ho fortemente voluto fare qualche cosa di pratico per mettermi e mettere la comunità alla prova. Abbiamo distinto, come dire, il ruolo, quello pubblico, quello con la fascia tricolore, dalla funzione. La funzione vuol dire dare concretezza agli intendimenti di cui ho sentito parlare per anni, ma non vedevo i compimenti pratici nel quotidiano. Con il sindaco di Aglie e l'amministrazione di Castellamonte è nata 3 anni fa Tre Terre Canavesane, un'esperienza per noi direi fondamentale per un nuovo approccio al territorio canavesano nelle iniziative. È stata un'esperienza importante, un'esperienza che va avanti, che ha consolidato anche delle amicizie e dei rapporti di stima che oggi ci consentono di guardare oltre a Tre Terre, alla possibilità di dialogare maggiormente con i comuni del territorio. Il parco delle biodiversità è l'altra parte dell'attività che noi conduciamo, che è quella con il comune di Montalto ed il comune di Nomaglio, dove insieme abbiamo pensato di fare questo parco per valorizzare le 3 iniziative che ci sono su questi 3 comuni legate alle biodiversità come un unico evento che dura un anno, dove la relazione con le scuole, le reti museali e le comunità rafforza il rapporto commerciale intorno ai 3 eventi, nei 3 singoli eventi che fino all'anno passato avvenivano singolarmente nelle 3 comunità e da adesso ci vedono collaborare maggiormente per una mutua supporto alle iniziative. Il significato di autoctona, che è il filo conduttore di questa edizione? È una domanda, è la volontà di dialogare tra produttori che arrivano a San Giorgio da tutta Italia e i nostri produttori, gli avventori che vengono a visitare l'iniziativa in quei 2 giorni e la comunità che durante l'anno può approfondire un aspetto fondamentale che è appunto quello del prodotto locale a chilometri zero. Che cos'è un prodotto autoctono? Il nostro presupposto è stato quello di dialogare in prima battuta con la confraternita dell'antica credenza di Caluso sull'erbaluce, quest'anno fa i 50 anni di esistenza. Vi è detto, un prodotto che ha una confraternita, un prodotto che
si chiama Erbaluce perché la popolazione ha dato quel nome, deriva dalla dea Erbaluce. Nello stemma araldico del comune vi è quest'uva. Beh, abbiamo detto forse un prodotto autoctono è quello che ha un legame molto forte con la comunità locale, con la popolazione. È un dialogo antropologico, come valorizzare le comunità di persone con le produzioni locali e viceversa, come le comunità locali possono valorizzare le produzioni di territorio. Questo legame va approfondito maggiormente, è un potenziale enorme che ancora non sfruttiamo al 100%, è secondo noi lo spunto per trasformare un evento di 2 giorni, una fiera, un mercato, in un mercato che dura 365 giorni l'anno. Un ultimo aspetto non trascurabile è quello di una giornata dedicata ai bambini, quindi per un giorno questo mercato della terra della biodiversità diventa, se vogliamo, fiera dedicata ai bambini. Sì. Sì, sì. Beh, noi naturalmente questo evento lo vogliamo sempre più fortemente in San Giorgio perché ci divertiamo, perché lo facciamo, perché vogliamo condividere con i nostri ospiti una giornata di festa, una vera baraonda. Una baraonda di sabato e di domenica. Naturalmente quest'anno il sabato l'abbiamo insieme a tutte le associazioni che collaborano al progetto, ho deciso di dedicarlo ai bimbi in modo particolare, quindi ci sarà un programma che un po' per volta scopriremo nei dettagli, però la dedica del sindaco va appunto ai nostri ragazzi, ai nostri bimbi, perché quest'anno, ovvero l'anno scorso, perché era l'11 dicembre del 2017, è successo un fatto tragico con il monossido nelle scuole elementari, e quindi questa volta voglio dedicare questa fiera a questi bimbi e alle loro famiglie perché se lo meritano. E quindi è un po', come dire, un dono, un regalo che vogliamo fare ai bambini e alle loro famiglie per quello che hanno dovuto subire e per come hanno risposto in quella criticità. Per cui ce lo possiamo dedicare un sabato di festa, un weekend di festa, e a quel weekend di festa invito tutti a venire a San Giorgio perché saranno 2 bei giorni di mercato. Ringrazio il sindaco Andrea Zanusso e continuate a seguirci attraverso il nostro viaggio sul mercato della terra della biodiversità in programma San Giorgio.